o bentornati nel mio salotto, nel salotto di chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e questa sera parliamo di Eastman Guitars. Tempo fa vi ho già parlato di questa azienda, vi lascio il link in descrizione in modo che se volete maggiori informazioni proprio riguardo all'azienda potete andare a vedere il video che ho realizzato precedentemente. Questa sera parliamo di una semiacustica, nel dettaglio di una T386RD. Ci tenevo ad informarvi che prevalentemente i video di chitarrista d'appartamento usciranno il martedì, visto che il lunedì mi trovo piuttosto impegnato con le lezioni di chitarra. Inoltre, a fine video vi farò ascoltare una tamarrata che esula completamente dal mondo di una semiacustica, ma di una Fender Squire 3 quarti, quindi per ragazzini, che ho acquistato per una mia allieva. Bene, parliamo di questo gioiello. Allora, come già vi avevo detto precedentemente nel video che ho realizzato sempre per Eastman, questa azienda riesce a commutare qualità e prezzo in maniera veramente incredibile. Guardate il binding dello strumento che corre tutto attorno allo shape sia del body che del manico. Il laminato del top e il laminato del body sono tutti in acero, la tastiera è in ebano con un radius 12, quindi piuttosto piatta e moderna. Meccaniche in stile vintage, sempre di Eastman, bellissima la lavorazione del top anche sul retro. Il manico chiaramente non è avvitato ma è incollato al body. L'elettronica, due humbucker Kent Armstrong, sempre di Eastman. Ponte Tune-O-Matic, switch a tre vie, due volumi e due toni per gestire le configurazioni dei pickup. Input del jack. E sul top del body troviamo le classiche buche AF. Ovviamente la chitarra è molto leggera, essendo una semiacustica l'interno è vuoto. Il profilo del manico è un profilo traditional C, quindi è una buona via di mezzo, è un buon compromesso tra lo slim e il manici un po' più vintage. Non mi resta che farvela sentire. Partiamo subito con un accompagnamento tipico del blues, utilizzando le tre sonorità, quindi manico, centrale e ponte. Ora vi faccio ascoltare un altro blues, ho realizzato sia la backing track che la parte solista. Nel prossimo esempio voglio farvi ascoltare le tre differenze di suoni, quindi manico, centrale e ponte, con tre esempi differenti. Ora l'ascoltiamo con un po' di drive, utilizzando sempre una backing track, ma con un approccio leggermente diverso. Thank you.
sostanzialmente questa azienda ha la grossa capacità, a mio parere ovviamente, di riuscire ad avere un rapporto qualità-prezzo nei propri strumenti veramente interessante. Non parliamo di una chitarra entry level da 200-300 euro, è comunque uno strumento sopra i 1000 euro, se non ricordo male viene venduto tra i 1000 e i 1200 euro, questa è più o meno la fascia di prezzo, ma vi posso assicurare, vista la lavorazione, la comodità e la qualità del suono dello strumento, che se avesse un altro brand potrebbe essere venduta tranquillamente sopra i 2000 euro. Intanto ovviamente è una chitarra ideale per chi strizza l'occhio un po' al genere jazz piuttosto che blues o una fusion, non è sicuramente una chitarra per fare metal o hard rock. Detto questo, è una chitarra con cui mi sono trovato bene, come anche con la Eastman precedente. Sono strumenti sicuramente molto performanti. Anche questa sera ringrazio Daminelli che mi ha fornito questa Eastman per poter fare il video test di chitarrista d'appartamento. Bene ragazzi, come promesso adesso vi faccio ascoltare una tamarrata. Ho acquistato questo pack quindi con chitarra e amplificatore per questa mia allieva di 10 anni che ha deciso di iniziare il percorso didattico nella scuola dove io insegno. Dopo averla acquistata, una volta a casa, come potete immaginare, non ho resistito e quindi ho deciso di registrare. Sono divertito un casino a suonare questa chitarrina, ragazzi, è veramente una tamarrata. Poi col fatto che è scala corta, ovviamente le corde sono molto morbide, i vibrati sembrano quasi quelli di Zakk Wylde. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se volete maggiori informazioni, ovviamente vi lascio sotto il link di Daminelli e della Eastman che vi ho presentato questa sera. Vi invito anche a mettere un pollicione in su Facebook, mi trovate sempre come chitarrista d'appartamento o come Alessandro Teruzzi, oppure su Instagram come Alessandro Teruzzi. Come sempre, grazie di cuore, ricevo tantissimi commenti e tantissimi feedback positivi, quindi sono estremamente contento. Vi auguro una buona serata e vi do appuntamento la settimana prossima con un altro video test. Ciao ragazzi, una buona serata e una buona settimana. Ciao!